Una delle esperienze che ricordo di Guido è proprio questo: ragionare sui numeri. Ci si chiedeva molto di più come il numero era stato costruito, ci si chiedeva il significato di segni più o meno, delle dimensioni dei numeri, insomma, e del perché economico dietro le regressioni. In questo io credo fosse un'econometria più ragionata, meno direi automatizzata di quella attuale. E di questo, e certamente era un'esperienza culturale e culturale straordinaria. È così che il governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, ha reso omaggio al professor Guido Rei in occasione della giornata di studio organizzata dall'Università di Roma III in collaborazione con la Banca d'Italia e con l'Istat in onore a uno degli economisti più importanti del panorama italiano e internazionale. Guido Rei è un importante studioso, un economista che ha dato il via alla riflessione sugli studi econometrici in Italia, ha lavorato in Banca d'Italia, è stato un uomo delle istituzioni, è stato un docente di Roma III, ha avviato alcuni colleghi, mi compreso, la facoltà di economia. Da un lato mi fa piacere rivedere tanti amici e vedere tante, ripassare un po' la vita, dall'altro insomma è pur sempre un segnale che ho finito, quindi... Un omaggio a una personalità illustre che ha ricoperto incarichi prestigiosi, da docente universitario a presidente dell'Istat, e che ha rivoluzionato il modo di fare statistica. Con lui è stato avviato un nuovo modo di immaginare la contabilità nazionale e quindi nuovi modi per misurare la ricchezza del paese. La giornata, dal titolo L'economia italiana, modelli, misurazione e nodi strutturali, ha visto analisi approfondite sull'econometria e sugli approcci statistici, con un'attenzione a quelle che sono state le trasformazioni del panorama finanziario italiano e internazionale fino a giungere all'attuale crisi finanziaria. È un'economia italiana che stenta, in difficoltà, cresce lentamente, deve fare un grande sforzo di innovazione. Il problema veramente non è quello, il problema vero è come riprendiamo a camminare, questa è la parte, perché noi guardiamo sempre quello che è successo in questo anno, ma sono 20 anni noi che stiamo rallentando. Viviamo sulla piccola e media impresa che ci dà la possibilità di avere livelli di occupazione alti, ma potenzialità di crescita molto inferiori. Un uomo pragmatico che guarda all'attualità con lucidità e spiega con chiarezza i limiti del sistema economico nazionale, senza dimenticare l'ironia e la capacità di sdrammatizzare. E quando gli si chiede qualche suggerimento per risanare la crisi, risponde così. Ogni volta che mi chiedono questa, che mi fanno questa domanda, la mia risposta è: nominatemi ministro del tesoro e poi vediamo.